Dopo mesi e mesi di ricerche siamo qua per prenderci la rivincita. Ho trovato il mazzo adatto e oggi ci prendiamo quella rivincita che ci spetta dopo il video dell'altra volta in cui ho perso anche l'anima. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Ci siamo di nuovo su Clash Royale per tornare ad alti livelli. Questo è il mazzo che andremo a usare, è veramente fantastico. Il mazzo pecca pauroso, è fortissimo con le valchirie, mai utilizzata la valchiria, è fighissima. È il moschettiere, mago di ghiaccio, indispensabile per il mazzo. E l'immancabile pecca. Spendiamo sta gemma, ci cioè andiamo ad aprire sta chest. 60 d'oro, lapide e barba, ne ho trovato un cazzo perfetto. Andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Un livello 7 con 2324 coppe. Gli auguriamo buona fortuna. Ridiamo. E come al solito la pescata fa schifo. Fa decisamente schifo. Mettiamo una Valchiria d'attesa. Di qua attacco al mago. Ok, perfetto, va bene. E ci andiamo a mettere anche l'estrattore d'elisir. Che li hai massima? È buono. Eccolo qua. In mezzo, mi raccomando, ci fa da tanker l'estrattore d'elisir. Ci serve un botto. Addirittura. Ok, va bene. Così cattivo? Il mago sicuramente non sarà problematico, infatti non ci ha fatto male per niente. Penso che siamo pronti per partire. Oh no, 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 ferma, ferma, stacca, 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 stacca. Mago di ghiaccio. E questa roba qua. Ok, io ci sono, ci siamo. Perfetto! Ma vieni così, ma vieni così. Adesso gli partiamo male, gli partiamo davvero male. Adesso lui è messo male, è in crisi perché ha tante truppe che ti fanno male. No, ok, no. Va bene, si è comportato bene, è stato bravo. Cazzo, pensavo potesse essere una cosa un po' più carina questa da fare. Comunque no, in linea di massima ci siamo, dai. Se glielo spacchiamo, ok, un po' di danni glieli facciamo a bestia perché lui ha usato un po' di elisir. Esatto. Qualche dannetto se l'è preso. Non eccessivi, però qualcosa, qualcosa si è fatto. Valchiria. Giù. Giù di Valchiria pesante. E ci mettiamo anche il mago di ghiaccio perché non si sa mai. Dobbiamo aspettare a calare il P.E.K.K.A. Ancora c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Quindi. No, 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 errore grave. Buono. Siamo a 1000. Sì, gli abbiamo fatto un sacco di danno. Però prima di partire col P.E.K.K.A. volevo dire, voglio aspettare un po'. Con la dovuta calma. Magari. Portiamo? Ci proviamo? Vi faccio vedere la cattiveria estrema? No, ancora non posso. Che mi parte questo Grider, mi dà urto? Ciao, grazie. Perfetto. Domatore di cinghiali. La buttiamo giù così sta torre, secondo me. Senza troppi problemi, aspettando magari un po' più avanti che. Torre. Ok, per due. Questi non dovrebbero essere un grande problema. Ok, adesso cazzo è un enorme problema questo. Quindi questi così. No, 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 dai così, dai così, massacralo, dai così, massacralo. Buono, partiamo col P.E.K.K.A. Ci siamo. Il P.E.K.K.A. è calato. È pronto. Oddio, che figata, il P.E.K.K.A. è mostruoso. È figo un sacco. Frecce. Ciao, perfetto. Non ha possibilità, mi dispiace. Il mago. Ok, il mago lo massacrerà malissimo, infatti. Moschettiere. Ho Grider. E adesso c'è anche la mamma là dentro. No, guarda te che bavoso. Frecce di corsa, frecce di corsa, frecce di corsa. Giù, vai così, va bene così. Di nuovo mago di ghiaccio. Sì, che ci arriviamo male. Dai che ci arriviamo male. Dai che ci arriviamo male, congelato. Cazzo, va bene. Uguale, sì, va bene, è andata. Vittoria grandissima, semplice, molto semplice. Abbiamo portato a casa un sacco di trofei. Quanti? 37 e un baule d'argento. Peccato per il baule d'argento perché. Ni, insomma, ni. Apriamo sto baule d'argento. Richiediamo carte. Che carte chiediamo? Punto di domanda. Moschettiere. Via, moschettiare. Ok, stiamo tornando in pista, signori. Stiamo. Ok, già arrivato il moschettiere, perfetto. Stiamo tornando in pista, stiamo andando bene. Abbiamo la possibilità di rifarci. Forza, di nuovo un'altra battaglia. E copiatela sta tecnica perché è davvero forte un sacco. Ho vinto diverse battaglie, poi vi farò vedere i replay. No, i replay no, non vi faccio vedere, vi faccio vedere il fatto che ho vinto le battaglie. Il drago dà fastidio. Il drago dà fastidio. Questi li massacriamo così. Ciaone. Perfetto. Ok, che faccio? Non lo so. Il problema è che anche questo sarà un bel problema. Potrebbe esserlo, potrebbe decisamente esserlo. Ok, cazzo, 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 cazzo. Ci sta facendo malissimo. Ci sta facendo davvero male. Ci ha fatto malissimo. Questo è forte. Questo ha molto. Ha le truppe epiche.
alle truppe epiche al 3. Cazzo, è forte. Che poi in effetti ce le potrei avere tranquillamente anche io le truppe epiche al 3. Qualcuna ce l'ho, altre in effetti. Però non sono quelle che mi soddisfano. Mi ha massacrato malissimo di botte. Cioè, proprio davvero male. Oh, cazzo, che botta. Mi ha fatto malissimo, mamma mia. Ok, Valkyria. Dobbiamo riprenderci dall'urto. La Valkyria ha un sacco di vita, mamma mia, è porosa. Ha un sacco di attacco, un sacco di vita, tanta roba. Dobbiamo calare il P.E.K.K.A. Abbiamo necessità di farlo. Infatti ci farà male. Ecco qua, già ce l'ha sfondato, mamma mia. Che paura, cazzo. Ok, uno glielo sfondiamo. Forza così, vai. Vai, 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 questo non ha possibilità di farcela. Freccione. Che mi dà fastidio. Bene così, vai così. Vai così cattivo, vai così cattivo. Voglio questo dalla mia parte. Almeno mi facciamo qualche danno, si spera almeno. Che il mago di ghiaccio poi ha anche abbastanza vita, quindi arrivi lì e tu gli fai un po' male. Sì, gli fai male, decisamente male, perché i tuoi danni glieli fai tranquilli. Poi ci metti dietro la solita Valkyria. Abbiamo riportato la situazione abbastanza in equilibrio. Decisamente in equilibrio. Lui ha le truppe più alte delle mie, per carità, si vede tutta la differenza, il gap c'è. Però proviamo ad arrangiarci in qualche modo. Forse ce la giochiamo anche col principe, perché intanto lo congeliamo, quindi... no, peccato. No, ha messo il golem! Cioè, il bavoso ha messo il golem, ragazzi. Oddio. Pecca. Perché va così veloce sto cazzo di golem? Pecca. Pecca è tanta roba. Pecca gli farà sicuramente male. Voglio mettere anche il moschettiere, che se mi tanca quello è tantissima roba. E poi partire all'attacco con questo. E questo. Congelamento per quanto riguarda. Giù così, massacralo male. Non deve arrivare. Non deve arrivare. Non deve assolutamente arrivare. Non può permettersi di arrivare. È arrivato, cazzo. Vabbè. Ok, è arrivato. Però abbiamo una possibilità di farcela. No, peccato. Questo è forte. Questo è stato molto forte, per carità. Se ci fosse stato più tempo. No, nemmeno. La veleno è molto forte. È molto forte, bravo, bella giocata. Hai giocato bene, hai giocato davvero bene. Bella partita hai fatto, abbiamo perso solo 18 trofei. Era molto forte, però vi faccio vedere che alla fine il parziale non è male, a parte questa sconfitta. Abbiamo vittoria, 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 sconfitta, sconfitta. Ah, qui si era bloccato un attimo il telefono. Vittoria, vittoria, sconfitta. Vittoria, 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 vittoria. Insomma, vinciamo. Si vince, con sto mazzo si vince. Perché sì, si vince abbastanza bene. Va ancora migliorato. Io ci metterei molto volentieri la gelo, ma se solo la trovassi. Io non ho la gelo. Questa è a livello 9. Grande. Sì, andiamo. Ce la facciamo anche con questa a livello 9. Le truppe sono molto molto fighe. Mi piacciono un sacco queste qua. L'estrattore Elisir, mi raccomando, in mezzo. E al posto del mago di ghiaccio la gelo. E perché? Ecco, questo ha fatto una cazzata enorme. Cioè, spiegami l'utilità della sua mossa. Non c'è, non veramente, giuro, non c'è utilizzo. Non so perché lui abbia fatto una roba del genere. Op. E poi ci metto anche il moschettiere. Che cazzo sta facendo secondo voi? Ok. Vai così, vai così e vai così. Vediamo adesso che mi racconta. No, vabbè. Bravino, bravino. Però i danni te li faccio, per carità. Poi mi rimetto l'elixir pomp. Giù di frecce, perché il Goblin Barrel con le frecce è easy, è stealth davvero. Mi avevo messo la Valkyria perché c'erano degli scheletrini. Il drago, è d'altronde il drago che gli vuoi fare. Se mi arriva la Valkyria e mi porta qualche hit, sono contento, tutto qua. E alla fine non è andata male. Non è andata male. Stregone di ghiaccio. Cioè, questo ce l'ha al 5, mamma mia, al 5, cazzo. Al tutto 5. Noi usiamo anche questo per massacrarglielo. Infatti massacrato a bestia. Ma perché le frecce? Perché mi usi le frecce? Vabbè che fanno danno e tutto il resto. Non so a che livello ce l'hai, ma io ti dico ciaone la prima torre. Ciaone, grande, bene, molto bene. Molto molto bene la prima torre. Ma le carte epiche fu troppo alte, però. Che cazzo, ragazzi. Valkyria alle truppe epiche altissime. Non so che strategia stia utilizzando. Non la capisco per niente, non mi piace assolutamente. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, in effetti ho sbagliato. Cazzo, mamma mia, il 10. Porca miseria quanto fanno male però. È eccessivo il dolore che fanno, che provocano ste bestie. Allucinante, mi giuro. Mini pecca. Che palle, oh, mi hai rotto questa cosa, eh. Te lo dico, inizia a darmi davvero sui nervi. Non so che pensa di fare. Di quello che sta facendo lui è disarmante, giuro. Ho buttato giù più roba io che non lo so.
Anche se quelli danno fastidio, quindi devo distrarli. Andavano calati prima. Troppo prevedibile, mi dispiace. Anche lì, non, ancora, cioè, mancano 19 secondi. E lui mi ha fatto danno a entrambe le torri, per carità, però adesso... questa me la spacca. Porca miseria, però, che palle, dai, non è possibile. Giù tutta la roba possibile, immaginabile. Dobbiamo sfondargliela male. Dobbiamo sfondarglielo male. Sì, vai così, vai così. Ancora estrattore d'elisir. Dai che glielo sfondo male. Dai, corsa col peccone. Parte, partito il pecca. Partirà anche lo grider. Frecce, tre, dove cazzo le frecce? Veloci, 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 veloci. Ok, va bene. Vai così, vai così. 300 gli mancano, è fatta, è quasi fatta. Devo, faticando, spaccargli qualcosa. 30 secondi alla fine. Vai così, vai così alto. Voglio il log rider ancora, che mi darà una grande mano a massacrarlo. Giù log rider. Un altro hit, era finito. Porca miseria, no. Non posso pareggiarla, vi giuro, no, mi rifiuto categoricamente di pareggiarla. Ci metto i goblin qua per evitare problemi. Ti prego un hit. Ti prego un cazzo di hit, daglielo. Non ci credo, dagli un hit. Dagli un hit. Senti, abbiamo dato l'hit, abbiamo vinto. Portate a casa la vittoria contro un livello 9. E andiamo così, gli ha dato l'hit che serviva. 24 trofei portati a casa. Grandi, grandi, grandi. Abbattiamo il muro delle 2300 coppe. E poi verso... No, è faticosissimo. Un altro di livello 9 però, che palle. Oddio. Hanno le truppe epiche altissime. Cioè, quello aveva le epiche al 5. Se avessi avuto io il pack al 5 a quest'ora... Oddio, la gente a cui dicevo... Sì, addio, tanta roba, tante care cose. Questo è un problema. Questo è un grande problema. Allora, lui ha l'inferno. Significa che se ha l'inferno è da fastidio. Da un sacco fastidio il fatto che lui abbia l'inferno. Però possiamo fare una roba del genere. Ce la inventiamo così, guardate. E la buttiamo, la dobbiamo buttare giù per forza. A tankare i piccoli. Ecco, esatto, mi tanca quelli piccoli. È buono, perché è meraviglioso. Adesso, anche se gli facciamo un po' di danno, un stregone di ghiaccio va bene. Per rallentarli un po' il più possibile. Poi il danno lo fanno uguale, per carità, però te lo fanno decisamente tanto il danno. Ok, abbiamo questo, mettiamo la Valchiria. Valchiria giù male. Moschettiere. E vediamo che succede. Col tanker della Valchiria che non è male. Peccato. Questo glielo spacchiamo secondo me in 30 secondi. Sì, glielo spacchiamo male giù. Perfetto, è durato pochissimo. Grande. Altro estrattore di elisir. Voglio tantissimo elisir. Ho necessità di averlo. Mi va a tankare loro. E che palle, bestiacce favose. Bim. Va bene. Va bene. Non è che abbiamo preso tanti danni. Lui ne ha presi sicuramente più di noi, però. Bene. Pecca. È arrivato il momento che tutti aspettavate. The Pecca. Ok, questi. E questi. Cazzo. La Valchiria, dai, ti prego, la Valchiria veloce. Ok, messa la Valchiria veloce. Durerà non so quanto. Che palle, però, non è possibile. Tankami la Valchiria, ti prego. Oddio santo. È stato il reinferno da un urto bestiale. Le frecce. Bim. No, avevamo calato il pecca, c'era stato quel momento, quell'attimo di euforia, ma non è andata granché, mi dispiace. Peccato. Lui, loro anzi, perché sono più forti, e poi il maghetto che ti provvede a gelare. Esatto, così, a fargli malissimo proprio pesantemente. Di là abbiamo un serio problema. Senti, io me la voglio rischiare. Ho rischiato bene, frecce. Bim, perfetto, molto bene. Questi ancora, dobbiamo tentare qualcosa. La Fugero. Oh, guardate il danno che gli abbiamo fatto. L'ho rischiata molto bene. Cazzo, adesso si mette malissimo. Adesso si mette davvero malissimo, porca miseria. Oddio, che botte che ci stanno dando, cazzo, quanti sono.
Oddio, no, ma dai. Ma quanto danno mi ha fatto? Ma quanto danno mi ha fatto? Aspettate, no, ma scusa, un attimo. Cioè, al 4 ce l'aveva. La bomba quanto da... fa 957 danni fa. Però io non posso competere con gente che ha ste carte epiche così alte. Cioè, questa ha tutte le carte più alte del mio. Le comuni al 9 e io ce l'ho al 8. Le rare al 6 e io ce l'ho al 5. Le epiche al 4 e io ce l'ho al 2. Ma com'è possibile? Se... cazzo. Cazzo, però in linea di massima ci siamo, va bene, possiamo provarci. Facciamo un'ultima battaglia per il video di oggi e poi speriamo di vincere. Comunque questo mazzo è forte, è fottutamente forte. Se avessi magari già il pack al 3, le rare al 6, potrei davvero arrivare a livelli molto più alti. Ci sto lavorando, piano piano ci arriveremo, non vi preoccupate. E giù di estrattore dell'Isir. Come tanker funziona decisamente bene, porca miseria, stregone di ghiaccio. Ok, va bene. Mi si sono divisi, non è che sia stato proprio il massimo. Per niente, no, per niente il massimo. Non ci hanno fatto tutti questi danni, via. Pensavo peggio. Oh, Grider, no. Questo, il moschettiere è fortissimo, è allucinantemente forte. Molto, molto, molto forte. Cioè, gli spacchiamo subito la cosa. Oddio ha messo il mini pecca. Grande, ciao. Ha sprecato un sacco di elisir lui. Inutilmente poi. Bene, molto molto bene. Allora, che ci andiamo a inventare? Frecce, ovviamente. Bim, ciaone. Perfetto. È arrivato il momento? Lo caliamo? Sarà difficile arrivare di là, eh. Qui lo voglio mettere. Caliamo il pecca. Pecca calato. 3 secondi, aspettiamo che ci si riformi l'esilisir. E perfetto. Ok, lui intanto si sta preoccupando un po'. Hog Rider e roba varia. Perfetto, l'Hog Rider sicuramente. Bellissimo! Ma ciao. Ok, un po' di danni forse ce li fa, ma non neanche troppo. Ma davvero perfetti, meravigliosi, siamo stati bravi. Siamo stati molto bravi. No, cazzo. Vabbè, speriamo di portare qualche hit del pecca, perché se il pecca arriva lì vuol dire che è buono. Sì, così ancora. Fagli male, pecca. Pecca, fagli male. Uccidilo. Madonna, che spettacolo il pecca, oddio, è fortissimo. Giù di nuovo un pecca. Madonna quanto è forte, ragazzi, il pecca. È davvero cattivissimo. È davvero iper cattivo. Oh, porca miseria. Ok, we have a really big problem. Spaccalo. Merda. Va bene. Il pecca ha cambiato totalmente strada e ci è venuto a dare una mano zittendo tutti. Io te ce ne metto un altro. Io voglio due pecca. Porca miseria, due pecca. Ti butto giù due pecca. Valchiria da tanker. E adesso Dio, due pecca ci ha messo, mamma mia. Ci ha messo due cazzo di pecca. Allucinogeno, davvero, davvero allucinogeno. No, ho messo le frecce male. Funziona. Ha funzionato. Cioè, due pecca, povero. No, ne voglio il terzo, Dio. No, devo metterci questi. No. Volevo mettere tre pecca. C'eravamo quasi a mettere tre pecca. Però tanta roba, cioè ci avevamo messo giù due pecca. Buono, va bene. Va bene, è andata bene. Mi piace. La media è buona perché 3 ne abbiamo vinte, 2 ne abbiamo perse. Insomma, abbiamo aumentato i trofei. Poi ne abbiamo vinte importanti. Quelle che abbiamo perso, non abbiamo perso tanti trofei. Quindi, in linea di massima ci siamo. Il deck c'è, va bene, è forte. Bene così, sono molto contento. In tutti i casi, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciarmi un mi piace se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'hai già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi lasciare una persona. Mi raccomando, consigliatemi nuove strategie da provare, continuate a consigliarmele. Passate in tutti i link in descrizione, trovate Facebook, Instagram, i link della Creative. E noi ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.